Il re Davide era un pastore, era cresciuto in mezzo alle greggi e proteggeva e accudiva teneramente le sue pecore. Erano così innocenti e pieni di vita. Ai tempi biblici, queste bellissime creature erano anche offerte in sacrificio per simboleggiare la sostituzione di Gesù, che sarebbe venuto a morire al nostro posto. Il rituale dei sacrifici ai nostri occhi potrebbe sembrare raccapricciante, ma il peccato è caos e, secondo Romani 6:23, porta con sé sofferenza e morte. La tentazione è il primo dei nostri passi e ci convinciamo che non si tratti di un grosso problema. Il peccato può sfuggire, poi, a ogni controllo. Se stai lottando contro il peccato, non sottovalutare il suo potere distruttivo. La tua vita eterna potrebbe essere a rischio. Oggi è il giorno per chiedere a Dio di aiutarti a vincere. Quando il re Davide vide Betsabea sul tetto, di fronte alla tentazione ne fu sopraffatto. Una volta ceduto alle sue pulsioni, ai suoi desideri, vide la sua vita sfuggire al controllo, da un peccato all'altro, lussuria, tradimento, gelosia e persino omicidio. Il re dette ordine che Uria fosse ucciso. Un'altra delle conseguenze fu la morte del figlio nato a Davide. Di fronte a ciò che aveva fatto, Davide si rese conto che i suoi peccati li aveva commessi contro Dio stesso. Così, profondamente pentito, Davide confessò il suo peccato e implorò il perdono di Dio. Non dovette aspettare per sentirsi meglio o chiedersi se Dio lo avrebbe perdonato o no, perché, appena si aprì sinceramente a Dio, fu perdonato. La grazia di Dio fu capace di coprire tutti i peccati di Davide, così come i nostri. A differenza dell'agnello, Davide non doveva morire per il peccato perché al suo posto si mise Gesù, prendendo su di sé le conseguenze, il salario del peccato. Gesù ha fatto questo anche per noi. Il perdono è dato gratuitamente a chiunque lo chiede. Attraverso la sua morte sulla croce, Gesù ha risolto il problema del peccato. Nel libro del profeta Isaia, Dio ci promette che anche se i nostri peccati fossero rosso scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Sebbene rosso porpora, diverranno come lana.